Gli storici raccontano che gli uomini, i primi uomini, impararono a parlare quando, riuniti in un clan, dovettero accordarsi per molteplici attività. Tra queste la difesa del territorio, la scelta del luogo di caccia, le decisioni sull'organizzazione sociale. Nessuno ha il coraggio di dire che la verità è ben diversa e che la possibilità di dialogo di cui godiamo è frutto del dono di due bambini. Vissero in un lontano passato, quando gli uomini abitavano e agivano in modo simile su tutti i punti della terra. Essi avevano stessi sogni e stessi problemi. O almeno così era, finché... Dunque, all'alba della nostra storia, quando il pianeta era coperto di acqua e foreste, di ghiacci e pianure, e gli esseri umani si aggiravano corti in allerta nel timore di divenire preda di qualche animale più affamato di loro, esistevano due sole grandi tribù. Si erano stanziate nello stesso luogo e usufruivano perciò delle comuni ricchezze, pur avendo attitudini diverse. Gli uni correvano agilmente, gli altri possedevano una vista acutissima. Per questo motivo avrebbero potuto collaborare per sempre. Ma gli uomini, fin dall'inizio, nascondevano nel cuore una malsana bramosia di potere, la stessa che anche ora li porta a commettere sbagli irreparabili. Per alcuni anni la vita sembrò scorrere serenamente. Talvolta sorgevano dissapori, conflitti, inimicizie, che quasi sempre però venivano sedati dall'intervento autorevole dei saggi, i due capostipiti. Ma il tempo passò. I due saggi lasciarono il posto ai discendenti, che non ne raccolsero la preziosa eredità. I giovani divennero adulti, sempre più combattivi. Dopo scontri e rivalità di ogni tipo, le due tribù si mossero guerra per stabilire quale dovesse avere la supremazia e quale invece sarebbe dovuta soccombere. Ma la storia talvolta dimentica che non sono i grandi a compiere le imprese più memorabili e che questa storia, ogni storia, è frutto di innumerevoli e impercettibili passi avanti, di quotidianità difficili ed eroiche, anche se sconosciute dai più. Forse è meglio non distrarci e tornare ai due clan. Sia nell'uno sia nell'altro vivevano i nostri ragazzini, Erin ed Eric. Avevano la stessa età ed erano amici. Nonostante i gruppi di cui facevano parte fossero così in inimicizia, essi non perdevano occasione per stare insieme ed erano molto preoccupati della piega che la situazione stava prendendo. Così, quando si accorsero che tirava vento di guerra, si accordarono per recarsi insieme dal Grande Vecchio, un santone che si diceva vivesse oltre la grande foresta e che fosse in grado di sanare ogni calamità. Di sera, all'ombra incerta della luna, tenendosi per mano, scandagliolarono fuori dai recinti e si inerpicarono sui fianchi della montagna. Quando il pendio si fece meno ripido, era già giorno fatto. La nebbia aveva lasciato il posto ad una luminosità liquida che rendeva scintillante ogni minuscolo ago di pino e ogni più esile filo d'erba. I due ragazzini, esausti ma frementi di aspettativa, si guardarono intorno alla ricerca della grotta ove si rifugiava il santone cercato. Non dovettero aguzzare troppo lo sguardo, l'apertura era lì in pieno sole. Accanto una polla d'acqua sgorgava dalla roccia, formando una pozza cristallina bordata di ghiaccio per la bassa temperatura delle ore notturne. Erin ed Eric avanzarono, determinati ad ottenere il consiglio che avrebbe permesso alle due tribù di continuare a vivere insieme senza problemi. L'anziano ascoltò le loro richieste, volle conoscere le ragioni del lungo viaggio e scosse con sconsolato il capo mentre i suoi occhi si velavano di commozione. Non disse molto, ma fece loro capire che il sogno accarezzato poteva restare per l'appunto solo un sogno, perché gli uomini non avrebbero mai capito l'importanza della pace. I due ragazzini erano costernati. Fare tanto strada, sopportare il freddo, la paura, rischiare di scivolare in un canalone o di finire vittime di un animale feroce,
Per niente. Non poteva essere vero. Rimasero là, in piedi, con gli occhi interrogativi, lo sguardo dolente ed orgoglioso, il capo alto. Attendevano. Sapevano di essere responsabili dei loro popoli. Il vecchio saggio li guardò a lungo. Meritavano un premio, ma come fare? Un premio che in mano loro sarebbe stato portatore di pace, ma che altri avrebbero potuto rendere pericoloso. Ma cosa? Intanto i due amici non accennavano ad andarsene. Non posso ignorare la vostra richiesta. Siete diversi, eppure complementari. Sapete vedere oltre le apparenze e insieme potrete raggiungere il traguardo della felicità. Avrete la possibilità di portare con voi qualcosa di limpido come l'acqua che sgorga dalla mia sorgente, pericoloso e tagliente come i cristalli di ghiaccio che ne bordano la pozza ed eterno come gli innumerevoli granelli di sabbia che ne cospargono il fondo. Sta a voi scegliere l'uso che ne farete. Potrà essere consolante come una benedizione, rassicurante come una sponda, crudele come una spada e sconfinata come il deserto. È un dono unico che farà vedere senza occhi e farà viaggiare senza piedi. Se riuscirete a convincere i vostri simili a conservarne il valore, sarà la salvezza per tutti. I due amici indietreggiarono e chinando il capo uscirono allo scoperto. Bevvero l'acqua chiara della rete, ne succhiarono i cristalli formatisi sui rami, presero con loro un pugno di sabbia e tornarono da dove erano partiti. La discesa fu ancora più silenziosa ed avanzata, essi però ora erano leggeri, come se la sofferenza dei cuori fosse stata lasciata là, riposta nella grotta del grande saggio. Portavano con sé niente di meno che il linguaggio. Uno sconfinato rosario di parole con cui affrontare ogni avversità. Le parole conciliano, propongono, risolvono, promuovono, ma anche confondono, stancano, feriscono, illudono, negano. Sono limpide, eppur provocano confusione. Sono carezzevoli, eppur feroci, semplici, ma anche contraddittori. Inizialmente le due popolazioni riuscirono a servirsene per collaborare. Ma il tempo passò e l'impresa di Erin ed Eric fu dimenticata. Le due tribù non fecero buon uso dell'enorme dono ricevuto. Col passare del tempo si acuirono le intolleranze. Ci fu la guerra e alla guerra succedette un periodo di pace e poi ancora guerra in un'altalena di precarietà. Talvolta i germi di conflitto crescevano all'interno delle stesse famiglie. Di secolo in secolo la cattiva consuetudine giunse fino a noi, gli ultimi discendenti della tribù di Erin ed Eric. Ciascuno ritiene di vedere meglio degli altri o di giungere prima dei suoi fratelli alla soluzione di un problema. In questa situazione sta a chi legge il decidere diversamente e l'armonizzarsi con chi vive intorno a lui. Grazie al dono del linguaggio, potente più del martello e forgiante più del fuoco.